Salve a tutti da Automotorfaggio, ve lo avevo promesso, puntata del punto specialissima dedicata al Gran Premio dell'Emilia-Romagna. Non sono voluto scendere nello specifico in occasione delle fargelle perché in quel caso la precedenza ce l'hanno le prestazioni dei piloti, in questo caso mi sembrava più che giusto, anche perché in tanti me lo avete chiesto, parlare un attimo di quella che è stata la nostra esperienza di Imolesi, ufficiali di gara. Nel ritorno del nostro circuito all'interno del campionato del mondo dopo 14 anni. È stata sicuramente una sorpresa il ritorno della Formula 1, ma è stato vissuto in maniera sempre estremamente professionale da parte di tutti noi che abbiamo lavorato. Infatti, devo prima di tutto dire grazie a tutti i colleghi a tutti i livelli, siamo stati in più di un migliaio di persone impegnate nell'organizzazione nelle diverse mansioni e posso dire che è stato sicuramente un orgoglio poter dimostrare che il nostro circuito merita certi palcoscenici anche davanti agli occhi del grande pubblico che forse da tanti anni non ci vedeva più impegnati, mentre invece ci siamo dati da fare anche senza Formula 1. Come dicevo, sicuramente è stata una grande soddisfazione, i servizi hanno risposto alla grande e soprattutto la pista ha risposto alla grande. Mi erano state fatte tantissime domande sul fatto se Imola potesse essere ancora oppure no, una pista in grado di reggere il confronto con circuiti ben più moderni e reggere il passo coi tempi e delle vetture che cambiano. Direi che ha risposto alla grande. Non è vero che la pista avrebbe offerto una processione di vetture, come era successo magari una quindicina d'anni fa, anche perché le vetture sono cambiate tanto, c'è molta, sì. Hanno molta aerodinamica e tante turbolenze, ma hanno anche molta più aderenza meccanica data dalle gomme lisce e non esistono più rifornimenti. Anche questo aiuta molto a cercare poi sorpassi in gara, visto che vi posso assicurare, dato che ero il box McLaren, che tutti i pit stop ai quali ho assistito avvengono in dei tempi che l'occhio umano fa addirittura fatica a cogliere, visto che quando si nota una vettura fermarsi, poi nell'arco di meno di 2 secondi riparte. Quindi posso dire che la pista ha retto molto bene, si sono visti dei cambi di posizione in gara, non c'è più la variante bassa, anche questo aiuta perché offriva un'ampia zona di DRS, ma vi faccio anche notare come certi sorpassi siano avvenuti in realtà in posizioni dove non ci si aspettava attacchi. Per esempio, l'ho nominato ieri nelle fargelle, il sorpasso della gara, quello che secondo me è stato il più bello, ovvero l'attacco di Kiat ai danni di Charles Leclerc, è avvenuto all'esterno della Pirattella. Laddove si era visto un sorpasso simile, dicevo, di Villeneuve su Niki Lauda nel 79 con vetture dotate di gomme molto larghe e soprattutto minigonne a tutta lunghezza, quindi situazioni tecniche ben diverse. La pista, dicevo, ha risposto bene, le vie di fuga sono ancora largamente in ghiaia, cosa che preferisco, e in parte in asfalto, quindi questo portava anche a un super lavoro da parte dei colleghi di pista che dovevano indicare eventuali tagli in tante posizioni. Il tutto si è svolto in maniera estremamente corretta. Gli interventi di pista pure li avete visti tutti. Bisognerà rivedere magari, ma questa è una questione che riguarda la Formula 1, la procedura di sdoppiamento delle vetture in regime di safety car, visto che ci sono stati piloti, vedi Stroll, che non hanno rallentato mentre c'erano ancora dei colleghi impegnati in pista per il ripristino del tracciato e per raccogliere i detriti della vettura di Russell nella discesa delle acque minerali. Detto questo, la mia esperienza personale, visto che mi è stata richiesta, è stata estremamente piacevole, interessante. È stato bello essere al muretto di una squadra storica come la McLaren, è stato bello essere colleghi in qualche modo di piloti e squadre. Devo dire, la Formula 1 non mi ha dato l'impressione di un ambiente irraggiungibile, ma ho avuto modo, per quanto poco, di avere a che fare con persone estremamente appassionate e disponibili. Vedremo anche se le grandi lodi che sono state fatte alla nostra pista, sia da parte dei cronisti, anzi ringrazio i telecronisti di Sky che ci hanno lodato tantissimo in tutte le maniere, specie Marc Genè, che come ha avuto modo di dirci di persona Carlo Vanzini, è un grande estimatore del nostro circuito, ma anche i piloti stessi impegnati in gara hanno avuto tutti
parole al miele per l'Enzedino Ferrari, quindi vedremo se questo, oltre alla nostra ottima prestazione a livello di servizi, potrà avere un peso per la conferma del Gran Premio o comunque per il ritorno negli anni a venire. Sicuramente è stata una bella soddisfazione, è una gara impegnativa per quanto riguarda soprattutto determinate procedure nel nostro ruolo e per il fatto che comunque si lavora sempre sotto le telecamere, ma estremamente, estremamente piacevole e gratificante. Quindi è stata una bellissima esperienza, spero che si ripeterà e come chiaramente speriamo tutti. E detto questo, mi fa molto piacere soprattutto che il nostro circuito abbia dimostrato che regge assolutamente il passo coi tempi e che la conferma dell'omologazione di grado 1, come ci ha detto nella nostra intervista il direttore di pista Massimiliano Pinassi, che ringrazio ancora per averci dedicato un po' del suo tempo, dicevo, come ha detto il direttore di gara, l'omologazione di grado 1 è stata assolutamente confermata e meritata. Quindi, detto questo, io vi saluto. Se volete farmi delle altre domande, sono assolutamente a disposizione. Vi saluto, ci sentiamo con le fargelle del Gran Premio di Turchia tra 2 settimane. Un saluto a tutti da Fabio e sempre piacere sul caso.